vado a mettercelo un po' adesso e un po' dopo. Adesso lo fate andare in modo tradizionale, anche così posso andare avanti con il resto. Prima di aggiungere il fondo chiaro devo andare a deglassare con il chiaretto. Non è che vado a presentare proprio il taglio così come ho fatto, lo divido anche, no? Perché avrà anche una cottura un po' violenta e perciò si restringerà un pochettino. Posso togliere la parte, ho messo tutta la parte della spalla nobile, così lascio l'osso attaccato, lo divido in due, presento con la patata arrostita separatamente e il carciofo, insomma, no? Il fondo chiaro lo vado ad aggiungere adesso, abbasso la temperatura e vado a cuocere a fuoco dolce. Il peso e il tempo dovrebbe essere quasi alla pari, no? Poi se mai, l'importante è che la temperatura della carne, questa, del nucleo, cioè noi siamo abituati a toccare con le dita e quant'altro, ma ci sono dei sensori oggi che identificano la temperatura del cuore. E adesso questo ancora non ho provato quale sarà la temperatura, ma per regola, per legge, dovrebbe avere minimo i 72 gradi al cuore. Io dico 86 qua, per questo tipo di caso. Dico però anche 72 se ho utilizzato la tecnologia e la procedura lunga, quella notturna, no? Il sottovuoto. Allora qualcuno potrebbe contestare l'uso del padano, parmigiano o formaggio stagionato, magari, che potrebbe essere un altro della vostra regione. La buccia di limone e la parte aromatica più intensa la vado a mettere all'ultimo. Questo, se voi lo farete così come faccio io, vedrete la qualità che ne fuoriesce. Parlo di carciofi e patate, indipendentemente che l'abbia cotto in modo tradizionale oppure quello tecnologico, li faccio separatamente, no? Potrei anche dirvi di cuocerli all'interno dello stesso contenitore, però diciamo, per farne una presentazione più dignitosa, è molto meglio farlo separatamente. La qualità dei carciofi è così diversificata oggi, no? Carciofo spinoso, le mamme di carciofo, castraure, ecco, queste sono. Castraure intendo il carciofo piccolo, che non è ancora il momento noi di castraure, no? Parliamo di Sant'Erasmo in questo caso, no? Dove vado ad avere i carciofi piccoli, che li posso spaccare a metà. Li privo della parte negativa, la peluria, quella più spinosa. Bagno a bagno con acqua, latte, si potrebbe mettere anche solo limone, no? Ci sono anche altri antiossidanti che possono essere utilizzati. L'importante è che non diventi scuro. Io normalmente adopero anche solo la parte acida del limone, la spruzzo o la passo con il limone e la metto in acqua. Questi però li cuocio in tegame e le patate le vado a scottare in forno o a vapore o nell'acqua. Le tolgo tutta la parte negativa, questa qua, faccio lo scalino così, se li metto in sottovuoto a cuocerli devo avere olio caldo un po' profumato con un spicchio d'aglio pastorizzato, qualche foglia di mentuccia, lo raffreddo, poi confeziono i sacchetti del sottovuoto con i carciofi. Cuocio a 85 gradi, per quanto dipende dalla grandezza degli spicchi che faccio, posso tagliarli più fini. Io adesso li ho fatti solo a quarti, perché facendoli solo a quarti posso decidere di fare anche altro dopo.
devo togliere però tutta la parte quella più coriacea. Il carciofo vado solo che a scottare, anche questo bagnando con del fondo bianco, coprendolo con della carta da forno, lo faccio andare pian pianino. 25-30 minuti a seconda della grandezza. Poi posso eventualmente, se ci sono foglie scure, toglierle prima del servizio. Io parlo tradizionalmente, allora ci metto la carta da forno sopra in modo che cuoci pian pianino. Chiaro che se vado su un gas o su una induzione dove posso spingere col calore vado molto più veloce, no? Questo è il fondo, quello che ho fatto, però vi ho spiegato, ma non è fatto, è chiaro, ma non è fatto. Anche questo per farlo in notturna deve andare, poi la teglia piena, minimo 12 ore. Vado a ripilarmi tutta la parte, quella diciamo negativa, no? Come fili d'argento e quant'altro. Tolgo lo snodo laterale, quello che è attaccato alla coscia. Ne facciamo due in modo diversi. E poi voglio fare anche due cotture tradizionali. Dopo che ho cotto queste qua. Allora questa qua è quella che ho fatto. Ho scritto farcia o pietole e bacon, no? Allora la farcia può essere anche carne sminuzzata che viene utilizzata, ma sempre il termine farcia è un po' diverso perché è un composto di carne profumata con una riduzione e quant'altro. È meglio forse descrivere che non faccio farcia. La farcia può essere di carni bianche o carne derivante da scarto dell'agnello, no? Perché la farcia può anche essere un elemento decorativo. Ma ad esempio qua, vedete, i macellai non è che tirano giù tutto questa, no? Queste sono carnette che vengono utilizzate poi per confezionamento della salumeria o quant'altro. Non lasciano mica perdere niente loro, no? Allora sono due e le facciamo tutte e due in modo diverso. Dopodiché arrotolarle in questo senso. Ah, se qua lateralmente la parte è coriacea, vedete? Qua l'avevo tolta un po'. Meglio toglierla perché questa ve la ritrovate dopo. Queste sono erbe essiccate, c'è del macis appena appena. Allora questo è il bacon, solo in uno lo metto, l'altro lo faccio diverso. Non vado a mettere farcia, ho detto, metto solo eventuali carnette che ho di residuo. Immaginatevi un trito grossolano, ci metto un po' di parmigiano per il sapore e della fibra, lamento perché mi faccia da spugna e che mi assorba i liquidi innanzitutto degli spinaci, no? Anche se io non l'ho fatto in immersione, o altri che ne fuoriescano. Posso accartocciare nella carta fatta e cuocere direttamente nel sottovuoto in carta panna. Guardate i carciofi come rimangono perfetti, no? Però sempre con l'aggiunta di fondo chiaro, no? Ok? Allora, tradizionalmente si lega con lo spago. Oggi ci sono altri sistemi per legare, no? Però prima di mettere quello io ci metto la carta sempre. Allora tradizionalmente ho detto lo faccio bardato di lardo, poi lo metto in un sottovuoto, quelli termoretraibili, e lo rendo
rotondo lo formo in pratica senza legare, senza fare niente. I collageni che fuoriescono durante il processo di cottura mi permette di farlo rimanere integro. Il sottovuoto, se lo fate, dovete utilizzare la tecnica della bassa temperatura, allora avrete il massimo del risultato.